Hanno prima stracciato i giallorossi e poi si sono dati da fare per regalar loro un paio di gol. Lidl ha trovato la pietra filosofale, con Policano ha fatto diversi pieni e ha insistito su questa formula che gli consente di presidiare bene la fascia sinistra. E invece proprio da quella parte che l'Inter fa spesso breccia. Bergomi sarà la spina nel fianco di una difesa giallorossa un po' ballerina. Altro uomo determinante è Ciocci, che si procura così il rigore del primo gol. Tancredi è quasi sulla palla di Altobelli, ma il tiro dal dischetto si insacca ed è un colpo di piccone per il morale della Roma, mentre per l'Inter è un incredibile tonico. La Roma s'appisola letteralmente in occasione delle altre due reti nerazzurre che mettono in risalto le pecche difensive della squadra di Lidl e la grande determinazione di quella di Trapattoni. Il tiro di Bergomi è una bomba. Anche se Scifo non è al massimo, bisogna dire che il centrocampo dell'Inter e la velocità della manovra hanno travolto finora la soporifera Roma. Il gol di Bergomi merita una foto. Ciocci è rapido come un furetto a infilarsi fra un nugolo di difensori giallorossi abituati al sole romano, ma non a quello milanese che procura terribili insolazioni. Poi Nobile, che ha sentito un fischio, prende il pallone con le mani in area, provocando un incredibile rigore. Persino Nino Oppio, in oltre 50 anni di pedate, non ricorda nulla di simile. Agnolin mima. Che volete da me? E Giannini sigla il gol giallorosso. È un gol che cambia gli umori sul campo. Nobile si fa male. Uscirà. La Roma adesso prende colore e arriva ad un impensabile 3-2 su una punizione di Desideri deviata da Bergomi. Per l'Inter l'importante è esagerare. Mazzenga trova la pietra filosofale giallorossa, la consegna all'arbitro, Agnolin la butta via e per la Roma è finita. Nella ripresa, dopo questo tentativo di Giannini su punizione ed un paio di interventi gladiatori di Signorini su Ciocci e Fanna, che sacrifica un dente alla patria, cerca di recuperarlo ed esce, l'Inter riprende in mano la situazione in maniera decisa. L'enfant prodige Ciocci conclude la sua memorabile giornata col secondo gol dopo il tentativo di Mandorlini andato a vuoto. Bergomi festeggia con danze tribali della bassa padana. E 4-2. Agnolin fa sapere a Föller che a lui certe cose non le fanno in Germania, figuriamoci in Italia. Per i curiosi ad oltranza, alla fine Lidl ha dichiarato che per la Roma è stata una brutta giornata e che l'Inter ha meritato di vincere. Trapattoni è parso contento, ma ha detto che la sua squadra ha cercato in tutti i modi di complicare le cose. Già, ma l'importante è esagerare. È l'importante esagerare.